Mi ricordo che da bambino al palazzo ci andavo già e l'emozione di quando entravo mi portava sempre là. Là, dove si respira l'adrenalina, dove i gradoni saltano, dove le balauste gridano, là, dove ci sono solo leoni. Leoni tutti uguali, al di là di chi sei, al di là da dove arrivi, pronti a vivere una battaglia che dura 40 minuti, quando bastano. Battaglie vinte, battaglie perse, tutte combattute con orgoglio e fortitudine, difendendo l'aquila ovunque volava e combattendo chi lo ostacolava. Sei stata il collante della nostra amicizia, la guida della nostra crescita e la salvezza dalle nostre debolezze. Sei sempre stata la nostra compagna ideale. Quei bambini sono cresciuti, diventati uomini e nel tempo hanno trasmesso di generazione in generazione quanto sei importante per tutti noi. Ora sono 50 anni che ci regali emozioni e siamo ancora tutti qua per gridare che mai nessun ci fermerà. Lo gridano tutti i ragazzi, anche Paolo Croci, Il Lungo, Stefanone, Aldo, Milo, Lillo, Schulz, Salsa, Massimino, Lupo, Papero e la zia Terni, che non li vediamo, ma sono qui con noi, con le tre dita della mano alzate. Per ogni diffidato che tanto prima o poi ritornerà, per chi c'era, per chi c'è e chi ci sarà, Fossa dei Leoni, da 50 anni siamo sempre qua. La Fossa dei Leoni che io ho visto nascere era la Fossa dei Leoni che poi a me piaceva più di tutto, quella che quando arrivavi in un posto c'era una calma attorno a lei, mica da ridere, perché cioè, arrivava della gente che si faceva rispettare, diciamo, ecco. Erano quelli che quando entravano in un palazzo dello sport, cioè gli altri, si aprivano come il Mar Rosso davanti alla gente. Questo gruppo continuo che si presentava alle partite, che veniva anche in trasferta, ovviamente non era un gruppo come questi, allora erano veramente dei pionieri. Si cominciava a capire che erano lì non come semplici tifosi ad applaudire quando le cose andavano bene e invece fischiare o contestare quando andavano male, però questo gruppo lo si vedeva lì sempre pronto a sostenere, quindi la presenza di questi che stavano così, forse piantando le prime radici, che poi adesso è talmente radicato che mi sembra quasi scontata che la Fossa sia lì e sia cresciuta in questo modo. Noi eravamo in una quindicina, ci tagliano fuori da un settore centrale, noi stavamo sotto la tribuna stampa circa. Allora ci spostammo dove c'è la Fossa adesso, proprio perché numerarono i settori centrali, mi ricordo che ci spostammo in quell'angolo lì e cominciamo che eravamo in una quindicina, una ventina. Cominciamo ad andare nell'angolino di fianco alla tribuna stampa, ecco, non era proprio la fossa vera e ci troviamo in questo angolo. Poi questa bandiera che un certo fosforo, c'era una bandiera dove l'aquila prendeva un pollo e lo buttava dietro canestro. Quei favolosi anni 70, recitava lo slogan. Quei favolosi anni in cui la Fortitudo, targata Eldorado, vedeva comparire dietro appunto lo striscione con la scritta Eldorado, ossia come sponsor dell'epoca,
la prima balotta di ragazzi che stavano in piedi, che facevano tifo, che cantavano e che con entusiasmo sostenevano i nostri colori. Erano i tempi di Alco come sponsor e di un simbolo della fortitudinità come Gary Schull, detto il barone, che lasciava la nostra squadra nel 1973. I ragazzi in curva iniziavano ad organizzarsi, producevano il primo materiale targato FDL e si iniziavano a vedere le prime coreografie. Come non ricordare le reti da pesca nel match contro Pesaro. Erano gli anni delle contestazioni giovanili e studentesche, della febbre del sabato sera, di Tony Manero e dello Studio 54. Era il 1977, l'anno della prima finale europea, Coppa Corac a Genova, ovviamente persa, con invasione di campo, arbitro picchiato e squalifica di 3 anni dalle competizioni europee. Non poteva essere diversamente e tutto ebbe inizio da qui. Succede che uno dei primi fondatori della Fossa dei Leoni, Maurizio Ferro, veste la canotta della Fortitudo, allora targata Mercury. Con lui arriva un grande come Marcellus Starks, nonché il futuro presidente della Rinascita, Dante Anconetani. Nuova Fortitudo sponsorizzata IMB. I derby con la Sinudine. L'arrivo di un grande come Charles Jordan. Le trasferte in massa come quella di Siena. O il successivo sponsor, Latte Sole. Tutto questo passa in secondo piano, ricordando quello che successe quel maledetto 2 agosto 1980, in una delle pagine più tristi della storia della nostra città. Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. Indelebile, presidente Pertini, festando in tribuna. Stando alle nostre parti, arriva lo sponsor Latte Sole e ci fa diventare le maglie verdi. Che a pensarci oggi rabbrividiamo, ma all'epoca piacevano parecchio. Erano gli anni di Marcellus Starks e di Charles Jordan. Michael Jackson con Thriller dominava tutte le classifiche musicali dell'epoca. I derby erano continuamente teatro di scontri, spesso sugli spalti, ma anche in campo non se ne mandavano certo a dire. Ed anche la rivalità con Pesaro portava spesso a suonanti scopaccioni. L'Italia Basket era campione d'Europa, ma non abbiamo la minima idea se ci fossero dei nostri giocatori, perché per noi valevano solo quei due colori, che con l'avvento di yoga diventavano il bianco e il rosso. Che a pensarci oggi, dici, boh, sono gli anni di John Douglas e di George Bucci, sono gli anni di Mino, magico guerriero, salta su nel cielo e schiaccia per gli ultra.
yoga, sto meglio della droga. Tutto si cantava pur di denigrare gli odiati rivali cittadini, i cosiddetti cugini. Nel 1987 usciva la prima fanzine della Fossa dei Leoni. Erano gli anni di un altro sponsor storico come Arimo. Dei famosi incidenti in campo a Forlì o dei campioni giovanili. Le coreografie erano grezze e rudimentari, ma pur sempre efficaci. In ogni città in cui si giocava, sugli spalti, così come in campo, era sempre e costantemente una lotta. Erano gli anni dell'artiglio, Artis Gilmore e di Gino Banks. Erano finalmente, nella nostra storia, gli anni del sorpasso. La Fortitudo è ormai un fenomeno di aggregazione e che lo dimostra l'invasione di Venezia del 1989, lo stesso anno in cui viene cucito il primo bandierone copricurva, quello che ancora oggi mette i brividi immaginando cosa ci sarà sotto. Siamo inizio anni 90, il Bologna va in Coppa UEFA, a Italia 90 a Napoli non sanno se di fare la nazionale di casa o Diego Armando Maradona. Cedro Orts veste la maglia a primati. Sono anni di trasferte impensabili, fino a qualche anno prima. E purtroppo è l'anno della strage del Salvemini. Una ferita tuttora aperta nel cuore della città. Sono anni in cui nascono i primi gemellaggi. Sono anni in cui gente come Andrea Dalla Mora, Dallas Comegis e Lele Albertazzi fanno capire cosa vuol dire giocare per la nostra canotta. Giocare con della fotta. Giocare con quello che chiede la gente. Non possiamo dimenticare il presidente Palumbi, che si traghettò dagli anni dell'ascensore all'epopea serragnoliana. La salvezza del 2 aprile 1992 a Reggio Emilia è un qualcosa di clamoroso. Arriva il salvatore, Teo Libegovic. E così come a Cremona un anno prima, riusciamo a salvarci all'ultima giornata. Incredibile, come cambia la storia. In quegli anni arrivano due grandi come Dan Gay e Maurizio Albertini, che segneranno la nostra storia. Così come la qualificazione europea dell'anno successivo. Da oggi l'Europa ha una stella in più, recita la coreografia della Fossa. E così sarà. Yeah.
Scatman's World. Terrencin, Manresa, Cholet. Istanbul, Berlino e Salonicco. Sono le sei tappe che lo strisciore Fossa toccherà per il suo primo anno in Europa. È un anno orribile che vede la morte di Ayrton Senna e Roberto Baggio nella finale dei mondiali di Pasadena, calciare a rigore alle stelle nella finale col Brasile. Sono gli anni in cui la Fossa dei Leoni rivendica l'orgoglio Fortitudo. Questa Fortitudo targata filo d'oro, con Vincenzino Esposito e Claudio Pilutti come idoli locali. Negli anni in cui le schermaglie col presidente Cazzola sono all'ordine del giorno e con la Virtus ovviamente non si va mai d'accordo, ma questa è un'altra storia. Sono gli anni in cui tutti i tifosi Fortitudo iniziano a capire che il periodo dell'ascensore è finito, che stiamo arrivando anche noi là in alto, avanti, verso il grande sogno. E arriviamo alla prima finale con Milano, arriviamo ad invadere Milano, arriviamo a perdere questa prima finale, e non sarà l'unica. Sarà quella dell'anno dopo, con Treviso, e ci sarà un 1998 carico di tensione e anche di impegni. Al nostro stagione arriva a Bologna Dominic Wilkins, un fenomeno dall'ambiente. E anche grazie a lui portiamo a casa il primo trofeo. Come dimenticarsi la Coppa Italia 1998? Come dimenticarsi Carton, che ce l'alza in faccia? Mamma mia. Salutiamo il lungo anche quell'anno. Sarà sempre nei nostri cuori. Così come sarà nei nostri cuori l'angelo che doveva scendere dal Pala Maraguti e per un destino beffardo non è riuscito a farlo. Era l'anno anche della rissa di Eurolega. Oltre che sugli spalti ci si picchiava anche in campo, perché loro erano odiosi più che mai. Ed un anno dopo ci sfidavamo anche alle Final Four di Monaco. L'importante è che tu esista, diceva Della Fossa, maestriscione o più veritiero. Che fretta c'era, 30 maggio del 2000, la Fortitudo, troppo presto tricolore. Carton Miles, Claudio Pilutti, Gianluca Basile, Stojko Vrankovic, Jack Galanda, solo per citare alcuni di quei protagonisti di quello storico scudetto agognato e sognato per tanti anni. Un idolo invece di qualche anno prima, Andrea, detto Micio Blasi, ci lasciava la mattina del 29 ottobre 2002, mentre l'anno dopo arrivava in città a vestire la nostra maglia Gianmarco Pozzecco, mentre l'altra parte della città, quelli bianconeri, pensavano bene di scomparire, rimarcato dalla maglietta celebrativa del grande Fabio Bazzani dopo un gol in Serie A. Ad inizio 2005 ci lasciava un grande come Gary Baron Scholl, che dal lato del cielo si farà una grossa risata a ripensare qualche mese più tardi vedendo come porteremo a casa il secondo scudetto. Calabria sbaglia, siamo già di là, Douglas tripla, dentro, è scudetto, no aspetta, instant replay, è buono, è buono, è buono! Jasmin Repesa, Dalibor Bagaric sono tra i tanti protagonisti e l'anno dopo rilanciamo facendo arrivare un grande Marco Bellinelli prima di spiccare il volo verso l'NBA. L'anno dopo
la discesa avrà inizio. L'Emiro, l'uomo che ci ha portato all'apice, esce di scena. Prende il suo posto Martinelli, detto il Galattico, ma durerà poco. Giusto il tempo di far insediare un nome indigesto a tutti, Gilberto Sacrati. La coreografia del pranzo è servito. Il ritorno in fortitudo di Davide Lamma saranno solo dei ricordi palliativi per quello che ci succederà dopo. Così come l'inutile vittoria di Forlì, datata 16 giugno 2010, la nostra ultima partita. Si formeranno due realtà, una creata dal principe della patata, Giulio Romagnoli, e dai suoi amici, e l'altra più popolare appoggiata dalla Fossa dei Leoni, che vedrà la sua ultima emozionante partita a Ferrara il 18 novembre 2012 chiudersi in una valle di lacrime. Lacrime che solo pochi mesi dopo si trasformeranno in speranza, con 300 fortitudini a Milano senza squadra a cantare per un simbolo e un ideale. Succede che la Fossa dei Leoni iscrive una società vergine alla FIP e che da questa società vergine si ripartirà per avere di nuovo in campo una sola Fortitudo in cui tutti ritrovarsi. Gianluca Moratori come presidente e Cristian Pavani alla parte organizzativa, nonché Marco Calamai a garantire per il progetto. C'è voglia di Fortitudo. E da metà agosto Piazza Zarita si riempie per salutare un gruppo di sconosciuti che avranno l'onore e l'onere di riportare in campo una maglia storica con la F scudata sul petto, con la supervisione dell'ex giocatore, ora presidente, Dante Anconetani. Anche al ritiro, in un feudo bianco-blu come scarica l'asino, l'entusiasmo alle stelle. Riuscire a parlare di basket dopo i tre anni precedenti, fatti di invidie, colpi bassi e scorrettezze, è veramente una liberazione, che vedrà il suo culmine ad inizio ottobre 2013, quando la Fortitudo Tulipano Bologna tornerà a disputare una partita in un campionato professionistico. Post fata resurgo, citava lo striscione, simbolo della ripartenza. Si torna alla normalità e lo facciamo dai peggiori campi di periferia, sempre e comunque fieri dei nostri simboli. Ci vorrà un po' ad uscire dai bassi fondi, ma ce la faremo a giugno 2015. Ancora da Forlì, dove la storia della F si era conclusa, e a riportarci dove dovevamo ci aiutava un grande Davide Lamma, che pensava bene di smettere di giocare dopo una vita fatta per la F. L'anno dopo provavamo ancora a salire, ma nella finale di Brescia noi eravamo orgogliosi di esserci
e lasciavamo agli altri festeggiare la vittoria. Ma il ricordo più bello di quell'anno fu la retrocessione della Virtus. Se ci pensate bene, tutti gli amici virtusini che avevate non seguivano più il basket. Era tornato il derby e ci mancava. Ci mancavano a tutti le coreografie e i cortei. Negli anni successivi non ci siamo fatti mancare nulla. IP da casaccio, partecipazione alla Stra Bologna o trasferta in scooter per goderci la bellezza della nostra città. Nella scorsa primavera, quella enorme A rossa aperta in fossa significava che dopo 10 anni tornavamo dove più ci compete. E al nostro timone c'era ancora lui, il capitano Stefano Mancinelli. Tanti auguri Fossa dei Leoni, ti auguro almeno altri 50 anni belli come i primi. L'artista non è quello con la maglia a righe, con la pancia che vedete qua davanti, è quello con gli stessi capelli ma che là col metro in mano. Guardate che è uscito prima dal bagno col metro in mano, si è misurato il pisello. La bella e la bestia, decidete voi. Ecco, vedete, questi sono tutti come i dipendenti comunali, vedi, 4 lavorano e 10 non fanno. Io sto lavorando. E 10 non fanno un cazzo. Ecco qua. Che bella mia. Dobbiamo fare delle stelle, magari tutte uguali sarebbe meglio. Chissà se la facciamo. O il livello di intelligenza qua in mezzo, comunque tanta roba, ve lo dico. Yoga, yoga, quando il capo scenderai. Non ti lasceremo mai sola. Parte Cippo che non fa mai un cazzo. Cave che accende la droga. A questo va tutto nel backstage, se di cazzo ve lo dico. Molto facile lavorare così, va là che ai miei tempi, quando c'eravamo io e il povero Pinotti a fare queste cose, va là che
facevano tutto a mano, altro che le tecnologie che hanno sti giovani d'oggi. Lascia ban sterva, là. Allora, il discorso è che siamo partiti con il pennellaggio. Abbiamo la gente che fa un cazzo. Sono un sacco, tra l'altro. Ah, c'è lui che sta facendo la droga. Forse questa è meglio che lo tagliamo. Abbiamo dovuto proiettare la stella perché sennò la Mary diceva che noi eravamo precisi. La Mary ha visto il tutorial su YouTube per fare una stella. Adesso sì. Seconda stella a destra. Quello è il cammino. Quando? Ragazzi, si sente anche nel video la puzza, dai! E poi Sam, eccolo là! Contro ogni pronostico, qualche stella è venuta. Via, 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 no, via, no, via, no, via, 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 via.